Sono come sono. Sono cosa sono. Dal romanzo di Leonard Cohen, Il gioco preferito. Dai 7 agli 11 anni è un bel pezzo di vita, pieno di ottusità e oblio. Si favoleggia che lentamente perdiamo il dono di saper parlare con gli animali, che gli uccelli non vengano più a visitare i nostri davanzali per chiacchierare. Man mano i nostri occhi si abituano alla vista, si corazzano contro lo stupore. Fiori un tempo grandi come pini tornano ai vasi di terracotta. Anche il terrore diminuisce. I giganti e le gigantesse della stanza dei bambini rimpiccioliscono a insegnanti acide e padri umani. Brevman dimenticò tutto quello che aveva imparato dal piccolo corpo di Lisa. Oh, come si erano svuotate le loro vite dal tempo in cui strisciavano fuori da sotto il letto e si alzavano sulle zampe posteriori. Adesso bramavano sapere, ma spogliarsi era peccato. Quindi erano una facile preda delle cartoline, delle riviste pornografiche, dell'arte erotica fatta in casa, spacciata negli spogliatoi scolastici. Diventarono esperti di scultura e pittura. Conoscevano tutti i libri della biblioteca che avevano le riproduzioni migliori e più rivelatrici. Come erano fatti i corpi? La madre di Lisa le regalò un libro prudente e loro lo setacciarono invano per trovarvi informazioni esplicite. C'erano espressioni come il tempio del corpo umano, il che forse era ancora vero, ma dov'era il corpo con i suoi peli e le sue pieghe? Loro volevano illustrazioni chiare, non una pagina vuota con un punto al centro e una soffocante didascalia. Pensate, lo spermatozoo maschile è 1000 volte più piccolo. Così indossavano abiti leggeri. Lui aveva un paio di pantaloncini verdi che a lei piacevano perché erano sottili. Lei aveva un vestito giallo che era il preferito di lui. Questa situazione diede vita alla grande esclamazione lirica di Lisa. Domani metti i pantaloncini di seta verde e io metterò il vestito giallo, così sarai più bello. La privazione è la madre della poesia. Lui stava per richiedere un volume pubblicizzato su una rivista scandalistica che prometteva di arrivare in un semplice involucro marrone, quando, durante una delle periodiche perquisizioni nei cassetti della cameriera, trovò il visore. Era fabbricato in Francia e conteneva mezzo metro di pellicola. Lo rivolgevi verso la luce, giravi la piccola manopola rotonda e vedevi tutto. Benedetto quel film che è scomparso insieme alla cameriera nella desolazione canadese. Era intitolato in inglese, con allettante semplicità, 30 modi per scopare. Le scene non avevano niente a che vedere con i film pornografici che in seguito Brevman vide e criticò, di uomini e donne nude e nervosi che recitavano trame sordide e macchinose. Gli attori erano esseri umani attraenti e sofisticati della loro carriera cinematografica. Non erano rifiuti pelle e ossa, pieni di sensi di colpa, disperatamente allegri che si esibiscono per soli uomini. Non c'erano sorrisi lascivi per la macchina da presa. Nessuno ammiccava né si leccava le labbra. Nessun abuso di genitali femminili con sigarette, bottiglie di birra. Non c'erano corpi disposti in modo complicato e naturale. Ogni fotogramma risplendeva di tenerezza e di appassionata felicità. Quella strisciolina di celluloide proiettata nei cinema canadesi potrebbe rivitalizzare i matrimoni pieni di noia che si dice abbondino nel nostro paese. Dove sei, giovane domestica, con quel meraviglioso congegno? Il National Film Board ha bisogno di te. Stai invecchiando a Winnipeg? Il film terminava con una dimostrazione della grande, democratica, universale pratica dell'amore fisico. Vi figuravano coppie indiane, cinesi, nere, arabe, tutte spogliate dei loro costumi nazionali. Ritorna, cameriera, dà il tuo contributo alla causa del federalismo mondiale. Puntarono il visore verso la finestra e se lo passarono a vicenda, con solennità. Seppero che sarebbe stato così. La finestra dava sul pendio di Murray Park, oltre la parte commerciale della città verso il San Lorenzo con le montagne americane in lontananza. Quando non era il suo turno, Brevman osservava il panorama. Perché tutti stavano lavorando? Loro erano due ragazzini che si abbracciavano nel vano di una finestra, senza fiato per quello che avevano scoperto.
Non potevano correre a farlo lì per lì. Non erano al sicuro dalle intrusioni. E non solo quello, i bambini hanno un grande senso del rituale e della forma. Era importante. Dovevano decidere se si amavano. Perché se c'era una cosa che quelle immagini mostravano, era che bisogna essere innamorati. Loro pensavano di esserlo, ma si sarebbero dati una settimana per esserne sicuri. Si abbracciarono di nuovo in quello che pensavano sarebbe stato uno degli ultimi abbracci con tutti i vestiti addosso. Come può Brevman avere dei rimpianti? Fu la natura stessa a intervenire. 3 giorni prima del giovedì, il giorno libero della cameriera, si incontrarono nel loro posto speciale, la panchina del parco accanto allo stagno. Lisa era timida, ma determinata a essere diretta e onesta, come era nella sua natura. «Non posso farlo con te. I tuoi genitori non vanno via?» «Non è questo. Ieri sera mi è venuto il ciclo». Gli sfiorò la mano con orgoglio. «Oh, capisci cosa intendo dire?» «Certo, non ne aveva la più pallida idea. Ma sarebbe bello lo stesso, vero?» «Adesso però potrei avere dei bambini. La mamma mi ha detto tutto ieri sera. Mi ha preparato tutto, pannolini, una cintura mia, ogni cosa». «Non stai raccontando frottole?» «Di che cosa stava parlando lei? Il ciclo sembrava un'intrusione celeste nel piacere di Brevman. Mi ha detto tutto di queste cose, proprio come il film. Le ha raccontato del film?» «Niente, neppure del mondo. Non ci si poteva fidare di nessuno. Mi ha promesso di non dirlo a nessuno. Era un segreto». «Non essere triste, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, le ho raccontato anche di noi. Vedi, adesso devo comportarmi come una signora. Le ragazze devono comportarsi in modo più maturo dei ragazzi». «E chi è triste?» Lei si appoggiò allo schienale della panchina e gli prese la mano. «Ma non sei contento per me?» disse ridendo. «Che mi è venuto il ciclo, ce l'ho proprio in questo momento!» Presto fu immersa nei riti della giovane femminilità. Tornò dal campeggio più alta di Brevman di mezza testa, con i seni che prorompevano anche dai maglioni più larghi. «Ehi, Lisa!» «Ciao, Lawrence!» Aveva un appuntamento con la madre in centro. Stava andando in aereo a New York per comprarsi degli abiti. Si vestiva con quella sorta di austerità che fa di qualsiasi tredicenne una bellezza commovente. Nessuna delle stravaganze che imbruttiscono e alle quali sono normalmente dediti gli ebrei e i gentili di Westmont. «Ciao!» La osservò crescere lontana da lui, non con tristezza ma con stupore. A 15 anni era una gran signora che portava una vaga traccia di rossetto e aveva il permesso di fumare una sigaretta ogni tanto. Lui sedeva alla loro vecchia finestra e vedeva i ragazzi più grandi andarla a prendere con l'automobile del padre. Si meravigliava di avere un tempo baciato quella bocca che adesso padroneggiava le sigarette. Vedendola mentre saliva su quelle macchine lunghe, scortata da giovani uomini con sciarpe bianche, vedendola seduta come una duchessa in carrozza, mentre quelli chiudevano la portiera e giravano a passo svelto intorno alla macchina e si accomodavano solennemente al posto di guida. Faceva fatica a convincersi di aver avuto un tempo, una parte, in quella bellezza e in quella grazia. «Ehi, hai dimenticato un po' del tuo aroma sul mio pollice?» «Sono come suono, forse niente buono.